Ma più o meno ieri, se io avessi preso la parola alla direzione del PD, avrei detto alcune cose che potevo anche mettervi per iscritto, ma facciamo questo esperimento, via, provo a dirvele come se fosse un intervento. E la prima cosa che avrei detto è che mi sarebbe piaciuto, mi piacerebbe che fuori e dentro il PD si riscoprisse un pizzico di laicità. Nel senso che io rifiuto, non sento mio, non lo condivido, il giudizio lapidario che tende ad accreditare ormai il Partito Democratico come una forza di destra. Rifiuto quel giudizio perché ho sempre riconosciuto in questi anni le cose buone che sono state fatte e non faccio fatica, a riconoscere, non avrei fatto fatica ieri a riconoscere anche le cose giuste dette dal segretario nella sua relazione. Denunciare il fiscal compact e impegnare l'Italia a cancellarlo, definire la legge sullo ius soli una pura norma di civiltà, continuare a salvare le vite in mezzo al Mediterraneo, spiegare all'Europa con argomenti convincenti che la politica del rigore è contraria a qualunque prospettiva seria e duratura della crescita. E poi avrei anche rivendicato con orgoglio molte delle cose buone che sono state fatte in questi anni. L'elenco lo conoscete, la legge sugli ecoreati, il dopo di noi, le unioni civili. Avrei detto con grande convinzione che alle nostre spalle c'erano delle pagine che potevamo e dovevamo rivendicare. Leggo spesso su questo nostro sito le critiche di alcuni militanti del PD o elettori del PD che accusano me e in generale la minoranza di voler semplicemente boicottare, sabotare il lavoro del segretario e di solito questa critica è corredata dall'invito a fare le valigie, ad andarcene unendoci ai nostri compagni che se ne sono già andati. Ecco, io penso che questa sia l'altra faccia della medaglia che tende a descrivere il PD come un partito di destra. In questo senso avrei detto che serve maggiore rispetto delle posizioni e anche delle critiche di ciascuno perché il mondo non è mai tutto bianco o tutto nero e le gradazioni dei colori e le sfumature definiscono il giudizio che dai del paesaggio. E quindi, con la stessa onestà avrei detto che io vedo anche, ho visto e continuo a vedere anche i limiti e gli errori di questi anni, sul mercato del lavoro, sulla fragilità degli investimenti pubblici, su riforme che hanno diviso il paese e diviso anche la sinistra. E secondo me, dire il buono che c'è stato, ma insieme anche, vedere i limiti, è il solo modo che io conosco per rimanere con lealtà dentro una comunità politica. Ecco, ieri io sarei partito da qui e subito dopo avrei detto che la direzione di ieri, era una riunione importante perché doveva affrontare un confronto sincero sulla strategia che ci accompagnerà fino all'appuntamento decisivo che saranno le prossime elezioni politiche, ragionevolmente all'inizio del 2018, forse prima, ma credo che ormai la scadenza della legislatura sarà quella prevista. Perché sarà lì che si consumerà l'atto finale di una lunga stagione che è iniziata almeno nell'autunno del 2011 con la crisi della destra e la nascita del governo Monti. Poi ci sono state tutte le cose che sapete, la non vittoria del 2013, il primo successo di Renzi, la nascita del suo governo, fino al referendum del 4 di dicembre, le dimissioni da Palazzo Chigi, un nuovo congresso, la scissione, la nuova vittoria del segretario alle primarie. E appunto questo lungo ciclo è destinato a concludersi, nelle urne delle prossime elezioni politiche. E naturalmente conterà moltissimo. Sarà decisivo l'esito di quelle elezioni, però ieri pomeriggio io avrei detto che conterà moltissimo anche il modo in cui noi ci arriveremo. Diciamo che i sondaggi si concentrano sulle percentuali, mentre un gruppo dirigente deve
sempre scegliere le condizioni migliori per tagliare il traguardo. E avrei detto: il punto è qui, come vogliamo andare noi a quelle elezioni? Avrei anche riconosciuto la verità, la realtà, e cioè che siamo forse il punto più basso delle relazioni dentro la sinistra, ma è appunto questa fotografia che dovrebbe indurre ad un grande senso di equilibrio e di maturità anche nella discussione al nostro interno. Sento dire, spesso l'avete scritto alcuni di voi anche su questo sito, ma ieri è stato detto dalla relazione, da diversi interventi, sento dire: insomma, basta, il congresso si è chiuso 2 mesi fa, prendetene atto e basta polemiche. Ora, per me il punto non è far coincidere la discussione con la polemica, la discussione è discussione. E guardate, il punto per me, questo avrei provato a spiegare, non è chi dirige, il congresso si è concluso, l'esito lo conosco bene come voi, ma come noi pensiamo di arrivare a quell'appuntamento decisivo, cioè dove andiamo? Dove vogliamo condurre questa comunità. E ho detto che alle spalle abbiamo degli obiettivi raggiunti, ma alle spalle abbiamo anche una serie di sconfitte che sono rimaste a lungo senza una paternità. L'elenco è quello che conoscete benissimo, il crollo dei votanti fino dentro al cuore dell'Emilia, grandi città perse in malo modo, la sconfitta rovinosa soprattutto nel mezzogiorno al referendum di dicembre, e poi l'ultimo turno amministrativo. E tutto questo, l'avrei ricordato a me stesso, prima di tutto, accompagnato da un partito che la guida attuale ha ereditato intero e si presenta oggi monco di una parte, di una cultura storica che a questo partito aveva dato vita, e un partito esposto a delle nuove quotidiane fuoriuscite. Con una novità, ecco, questa avrei sottolineato, una novità che non si può ignorare, ed è che alla nostra sinistra, per chi ancora considera queste categorie destra-sinistra come qualcosa di esistente, e io sono tra questi, con una offerta alla nostra sinistra che prima non c'era. E lo dico perché se noi rimuoviamo le sconfitte e assumiamo come unico punto di riferimento il 40-41% famoso alle europee del 2014, è bene sapere che in quel momento il PD fu votato praticamente da tutti, tutti quelli che potevano ragionevolmente votare una forza del centro-sinistra. Questo è accaduto per gli 80 euro, per la spinta innovativa impressa in quei primi mesi del suo governo da Matteo Renzi. Io dico sì, anche, non faccio fatica a riconoscerlo. Ma è accaduto anche perché in quella fase eravamo l'unica proposta spendibile per milioni di elettori che da lì in avanti, purtroppo, sottolineo purtroppo, hanno conosciuto più di una delusione. E allora avrei detto sempre ieri in questo ipotetico intervento, il confronto tra noi deve tener conto delle condizioni date, di una legge elettorale che comunque ci sarà e che è destinata ad un impianto più proporzionale e deve tener conto del sentimento che alimenta una parte non piccola del nostro mondo. Allora, se questo è il quadro, io come tutti sono convinto che fuori da quella sala, da quella direzione, da quel palazzo, l'angoscia vera delle persone riguarda le cose che sapete, di cui spesso discutiamo qui sopra, il lavoro che manca, ho una cura che costa troppo. E avrei detto, non, per piacere, se si può, se potete, non dividiamoci su questo. L'avrei chiesto anche come una forma di rispetto tra noi. Cioè, non è che un pezzo dell'Italia soffre e c'è qualcuno che, invece che occuparsi di quei problemi lì, che sono i veri problemi, si appassiona alla chimica delle alleanze. Perché questa rischia di essere un po' una caricatura, no? Il punto è come pensiamo di tagliare il traguardo di un governo futuro, dopo le elezioni, che abbia la forza, che abbia il consenso per fare quelle riforme senza le quali ci sarà un pezzo grande dell'Italia che continuerà a soffrire. Ecco, tutto qui. Questo è il tema.
c'è una linea che ieri è stata espressa dal segretario, è stata espressa da Orfini, da altri, che dice la legge proporzionale ci sarà, quindi mettiamoci il cuore in pace, competiamo, competition is competition. Nel proporzionale prima c'è la gara e dopo, se servono, se si possono fare, ci saranno anche gli accordi. Io penso che questa strada possa condurre all'esito peggiore, che è consegnare la guida dell'Italia alla destra. E lo penso per due ragioni, che nulla hanno a che fare con la nostalgia, perché guardate, neppure io credo nessuno rimpiange tavoli caotici o maggioranze fragili come quelle che hanno caratterizzato l'ultima esperienza di governo del centro-sinistra al paese, nel paese. Le due ragioni che avrei esposto chiudendo il mio intervento sono altre. La prima è che una sfida solitaria rivolta al paese è stata già condotta, penso al referendum di dicembre, e il Partito Democratico l'ha persa in maniera abbastanza clamorosa. E allora impostare i prossimi 6-8 mesi come fossimo ancora nell'Italia di 4 anni fa, io temo che possa condurre non soltanto il segretario del PD, ma il Partito Democratico, il centro-sinistra nel suo insieme, ad una nuova e drammatica sconfitta. Perché l'offerta, assieme alla domanda, non sono più quelle che il racconto di questi anni ha continuato a descrivere. Come si può dire? Il sogno di un partito democratico capace di attirare, di attrarre forze e consensi da ogni lato, si è tradotto per molti versi nell'incubo di una diaspora verso l'astensione. Potrebbe essere una diaspora verso una forza alla nostra sinistra o anche verso un voto più radicale di protesta. La seconda ragione che avrei detto, l'ultima, è legata a che cosa intendiamo noi per un campo più largo di noi e più competitivo rispetto al nostro isolamento. Noi da soli, nella sfida per il 40%, percentuale dalla quale siamo piuttosto distanti oggi. E avrei detto così, quel campo non è una somma di sigle. Avrei detto a Matteo Renzi che quel campo non sono i 350 o i 600 che secondo lui discutono e si appassionano al tema delle alleanze. Su questo punto mi sarei dichiarato d'accordo con le cose dette da Dario Franceschini e poi nell'intervento di Andrea Orlando. Quel campo ha un senso, ha un valore, se recupera un legame, un rapporto anche di fiducia con quei pezzi di società che oggi semplicemente non si sentono visti e tantomeno si sentono rappresentati dalla politica. E da noi. Vogliamo eliminare la formula del centro-sinistra? Io dico facciamolo, non parliamo più di centro-sinistra, forse è anche giusto così, ma il tema che avrei posto io, che hanno posto altri, no, non riguarda il nome. Il tema, come sempre, ancora una volta riguarda la cosa, e cioè chi vogliamo coinvolgere noi in questa battaglia? Quali forze pensiamo di riuscire a mobilitare in una offerta di contenuti, di programmi, di traguardi dichiarati, semplici da comprendere, semplici anche da dire, ma soprattutto capaci di restituire fiducia e entusiasmo ad un popolo che in larga misura oggi, in buona misura oggi, appare in parte deluso, in parte disperso. Questo è il nodo. E non si può rispondere: noi andiamo avanti e chi non è d'accordo scenda dal treno. Perché non è solo un problema di stile dentro un partito, ma purtroppo la discesa dal treno in questi mesi si è fatta piuttosto frequente. Sono scesi molti, molti elettori prima di tutto, ed è molto più complicato invece far salire nuovi passeggeri e motivarli al viaggio. E allora dobbiamo parlare delle cose da fare, su questo ha molto insistito il segretario nell'introduzione, poi nella replica. Io dico di sì e resto convinto, contro tanti elementi che sembrano andare in direzione opposta, resto convinto, avendo ascoltato le parole, per esempio, di Maurizio Martina a Milano e molte delle cose dette da Giuliano Pisapia nella piazza di Roma il giorno successivo e non solo da lui, io resto convinto
che se c'è la volontà si può ancora tradurre il senso di quel viaggio in pochi concetti, in poche proposte, ragionevolmente condivise da un campo più largo del solo Partito Democratico, e non per incollare quello che oggi appare diviso ed è oggettivamente diviso anche da un punto di vista sentimentale. Guardate, lo sapete voi che scrivete i commenti che io leggo su questo sito. E so quanto conta anche la dimensione della passione, dei sentimenti, e neppure confidando solo in una legge elettorale che sarà difficile scrivere, ma che da sola non può ricostruire il ponte che è stato fatto saltare. No, indicare la rotta, il senso del viaggio, secondo me è davvero la condizione per motivare un popolo più grande di ciascuna forza. E credere che l'Italia possa ancora cambiare, ma nel verso giusto, nella direzione giusta. E allora certo, bisogna parlare di lavoro, di istruzione, bisogna investire dove si assume, bisogna rifondare parti intere di un welfare inservibile, e le proposte ci sono. Io vi ho consigliato la lettura del saggio di Romano Prodi, Il piano inclinato. Lì ce ne sono molte di idee, di spunti, anche innovativi. Molti sono indicati dal PD, molti da altre forze fuori dal PD. Si può fare, si dovrebbe fare. Bisognerebbe, lasciatemi dire questa battuta, bisognerebbe smettere di applaudire questo pontefice grandioso e su alcuni temi più vicini a noi, se ne siamo capaci, una volta almeno precederlo, se siamo capaci stupirlo. Ecco, questo io penso si debba fare anche per un'ultima ragione, l'avrei detta ieri, che riassumo così. Insomma, se la via scelta invece fosse l'altra, alla guerre come alla guerra, e poi ci rivedremo il giorno dopo, e tutto si risolvesse nella sfida programmatica tra noi e gli altri, allora guardate, senza un orizzonte e senza un traguardo condiviso, cioè senza la meta di una vera alleanza di progresso e di cambiamento, allora non stupiamoci se dovesse accadere che anche altri scelgono di salire sul treno, che a quel punto sentono diretta alla stazione giusta, quella più vicina ai loro sentimenti, ai loro principi. Ecco, avrei detto che sta anche in questo, in questa consapevolezza, la portata del nostro confronto. Avrei ripetuto che io ho scelto, come altri, di rimanere dentro questa comunità politica che è la più grande, perché penso che senza la volontà prima di questa comunità politica è praticamente impossibile ricomporre quel perimetro largo del centro-sinistra, che chiameremo in un altro modo, ma ci siamo capiti. E avrei detto che abbiamo bisogno di questo dibattito, di questo confronto tra noi, il più possibile sereno, civile, come sempre dovrebbe essere, ma anche leale. È carico di quella passione che fa affrontare le scelte più impegnative, non sulla base della convenienza, ma della più intima e profonda convinzione di ciascuno di noi. Ecco, più o meno avrei detto questo, ma siccome vedo che ho parlato per quasi 18 minuti, quindi voi ve ne sarete già andati dopo pochi secondi, ma per i resistenti e gli affezionati che hanno resistito fin qui, ovviamente mi avrebbero tolto la parola molto prima. Ma comunque, il senso, avrei detto, essenzialmente sta nelle cose che ho provato a dirvi. Grazie e buona giornata.